Parte un altro cantiere, 50 milioni di euro, su un'opera che vale complessivamente 400 milioni di euro e più. È un tratto quasi finale per arrivare a Capo di Chino, mancano 700 metri. La cosa importante, ripeto, per le opere pubbliche in sé, che comportano sempre, per le decisioni che abbiamo preso, anche un lavoro di riqualificazione urbana. Dovendo realizzare queste stazioni, abbiamo immaginato di farlo al meglio, creando aree di parcheggio, bonifica di territori, per quanto possibile, e credo che l'esempio di Scampia sia un esempio molto bello. Abbiamo appena inaugurato un parco contiguo alla stazione, ho visto che non è stata vandalizzata per nulla, a conferma del fatto che quando si creano cose belle, poi i cittadini sono invogliati a rispettarle, a valorizzarle. Dunque, interventi che comporteranno, ripeto, oltre che un rilancio di opere pubbliche, anche un rilancio di riqualificazione urbana. L'importanza del cantiere è doppia anche dal punto di vista funzionale. Abbiamo parlato della chiusura dell'anello. Manca qualche anno, ma è evidente che arriviamo a un risultato davvero importante, da Versa fino a Capo di Chino. Insomma, mi pare che sia un bel pezzo di organizzazione della mobilità su ferro a cui lavoriamo sulla base di progetti, vedo cascetta, di vecchia data, incagliati a volte in procedure burocratiche o in problemi finanziari, ma questa, non c'è dubbio, è la strada del futuro. Ho sentito questa mattina, ieri sera, gli impegni del Presidente del Consiglio dopo la conclusione degli Stati Generali. Il Presidente del Consiglio ha annunciato un impegno rivolto non solo a riformare l'Italia, ma a reinventare l'Italia. Mi pare un programma troppo vasto, sinceramente, direbbe De Gaulle. Io mi accontenterei di una buona riforma del nostro paese, ecco, e della concretizzazione di opere che sono in corso e che potremmo portare a compimento.